vi appunto inauguriamo questa mostra Light and Color che è organizzata, co-curata da Giorgio Vulcano e Anna Isoco, appunto sono la gallerista. Mi fa molto piacere avervi oggi qui, perché di solito nelle mostre collettive abbiamo sempre qualche artista straniero, invece oggi sono proprio orgogliosa di avere tutti gli artisti italiani e mi fa piacere che gran parte di questi artisti oggi possano essere qui presenti. Una mostra che, come potete vedere, delle opere stupende, meravigliose. Una collettiva che però è ben coniugata sia per quanto riguarda proprio l'armonia, la qualità proprio degli artisti che sono stati scelti. Io vi ringrazio nuovamente di essere qui, spero che in questi giorni di vedere alcuno, so che appunto di Roma forse solo l'artista qui presente, però insomma abbiamo già da ieri, avevamo appena iniziato l'allestimento, abbiamo visto quante persone già hanno veramente buttato l'occhio dentro per vedere questi meravigliosi opere. E poi lascio la parola a Giorgio Vulcano, che si occuperà appunto della parte proprio più critica della mostra. Sperando che non sia critica la situazione insomma generale del nostro paese, ma a livello artistico direi di sì, perché oggi lo è. È appunto un mondo pieno di contrasti e in questo caso luci ed ombre racconta anche in un certo senso questo rapporto dicotomico che esiste tra la luce, l'ombra, tra il buio e diciamo l'aspetto luminoso del nostro vivere quotidiano, però racconta anche quanto il buio può essere diciamo un esperimento di maturazione del nostro pensiero, per cercare appunto una luce molto più consapevole del nostro essere. Ecco come oggi abbiamo voluto inserire, e ringrazio naturalmente anche gli artisti, non solo partecipanti ma anche i presenti che appunto ci sono venuti a trovare, otto artisti che hanno declinato in modo assolutamente diverso, con tecniche assolutamente eterogenee, il loro rapporto con la luce e l'ombra e il rapporto appunto con la propria spiritualità. Iniziamo in un viaggio immaginario, alla vostra destra, all'inizio, ingresso, con delle opere di Riccardo Veschini. Riccardo Veschini è un artista umbro che da tempo sperimenta una tecnica piuttosto differente rispetto alle tecniche usuali. In questo caso ho realizzato tre opere con olio su tela, con una rifinitura in acrilico, però in generale utilizza un composto di solfato di rame e calce che a contatto con il calore atmosferico crea degli effetti luminosi cangianti. Quindi basterebbe anche avvicinarsi alle tele, osservarle con prospettive diverse, vedrete, noterete degli effetti luminosi, dei contrasti tra luce ed ombre assolutamente inedite. Proseguiamo con Mirko De Mattè, un artista che ha realizzato non solo queste due sculture che vedete qui al centro della sala, anche un'opera con fondo bianco, in cui in qualche modo realizza uno spazialismo completamente innovativo, perché i materiali utilizzati quasi fuoriescono dal quadro di rappresentazione. Questo è un esperimento che già negli anni 70, ma anche diciamo nel primo Novecento, molti artisti avevano sviluppato. La sua particolarità è che per esempio nelle sculture realizza una finitura di ossidi che caratterizzano ecco, un contrasto tra luce ed ombre assolutamente anche in questo caso inedite. È un artista anche molto noto per le opere pubbliche in tutto il mondo, realizza delle sculture anche molto grandi che sono presenti in diversi paesi europei ma anche mondiali. Insomma, Mirko De Mattè è un artista davvero completo e abbiamo voluto appunto presentarlo oggi. Proseguiamo con Antonella Quacchia, un artista a cui tengo naturalmente molto come tutti voi. È un artista che ha viaggiato molto e questo viaggio, questo bagaglio di esperienze culturali
diciamo anche di vissuto, di a contatto con il paesaggio, lo ha riversato prevalentemente in questa selezione di opere che abbiamo voluto fortemente insieme alla gallerista Anna Esopo, in cui si raccontano appunto esperienze di un vissuto legate però a un paesaggio che è differente rispetto ad una visione retinica della realtà. Molto spesso divide Antonella Quacchia lo spazio in due porzioni, quasi fornendone un valore dicotomico anche in questo caso, non solo dal punto di vista cromatico e compositivo, ma anche dal punto di vista materico. Nella parte inferiore l'increspatura crea quasi, potremmo rapportarla ad una ruga del pensiero umano. Nello spazio invece superiore distese lunghe e nette di colore che creano anche diversi livelli di lettura. Molto spesso include anche delle forme che sono quasi metamorfosi, che stanno cambiando, si stanno sviluppando in uno spazio, direi anche indefinito dal punto di vista temporale e ovviamente naturalmente anche di dimensione spaziale, molto differente. La mostra prosegue poi con delle opere di Cinzia Muriel. Cinzia Muriel è un'artista molto giovane dal punto di vista di produzione, con la quale ho avuto un piacevole rapporto professionale e con la quale abbiamo anche cercato di trovare quale fosse il senso della materia nell'arte. E a mio avviso Cinzia ha estrapolato un senso nuovo che in un certo senso anche si rifà all'arte di Le Buffet, laddove la materia raccoglie l'esperienza in maniera autonoma e indipendente e la restituisce diciamo sempre in modo diverso, in maniera autonoma, appunto imprevedibile. D'altra parte riesce anche con effetti luminosi e cangianti tra luci ed ombre a realizzare una pittura immersiva, sembra quasi immergersi, no? in una pittura che restituisce il significato appunto della materia stessa. Continuiamo con Sergio Villa, ci sono tre opere che sono molto grandi, dimensioni di 105x105, realizzate con una tecnica piuttosto particolare. Dei frammenti di vetro sono stati realizzati attraverso una tecnica di botturazione, di bottura, cioè vengono diciamo levigati in maniera naturale, quindi non perdendo le caratteristiche e la traslucenza del vetro, applicati poi su una tela e diciamo elaborati poi con delle resine e dei colori sia naturali a volte anche artificiali, creano degli effetti luminosi davvero straordinari, davvero a mio avviso unici e imprevedibili anche in questo caso. Ecco come molti artisti qui presenti hanno giocato, no? sulla luce, sul valore della luce, sul valore delle ombre, creando poi dei contrasti che fanno parte appunto del nostro vissuto. E a tale proposito mi collego poi ad un artista a cui davvero tengo molto perché ho un rapporto ormai diciamo decennale, potrei dire quasi decennale, con Marilena Visini. Marilena Visini, tengo a precisare che è un medico-oncologo che ha vissuto, direi non solo direttamente ma anche intensamente, quella che è la sofferenza umana che si respira in contesti appunto ospedalieri. Però allo stesso tempo, oltre la sofferenza, oltre il dolore che molto spesso viviamo o abbiamo vissuto, ognuno di noi ha vissuto, ha anche rapportato questo dolore ad un concetto di speranza. Molto spesso in alcune sue opere è presente, direi che è quasi una caratteristica identificativa, un tratto, una traccia, realizzi una linea rossa, una linea rossa che a volte è tratteggiata, a volte è continua, altre volte è spezzata. E questa linea, a mio avviso, io almeno la leggo in questo modo, è comunque una linea di speranza, una linea che ci porta ad un superamento di quelle che sono le difficoltà.
In questo caso, Marina Lorisini ha realizzato tre opere su lastre di ferro, lastre metalliche, anche a volte hanno il sapore del tempo perché hanno del fondo ruggine. Sono delle lastre che io credo che siano loro ad essere venute da te, Marilena, dall'artista. Quasi abbiamo richiamato nel periodo pandemico, se non sbaglio. Hanno richiamato appunto l'urgenza di raccontarsi, quindi anche in questo caso la materia ha una valenza importante. E allo stesso tempo realizza anche dei contrasti tra luci ed ombre, soprattutto nello studio dell'anatomia umana, però dal punto di vista soprattutto del corpo spirituale, cioè della valenza spirituale di un corpo. Allo stesso tempo anche dei contrasti cromatici che secondo me hanno un valore piuttosto importante e concreto. Passiamo poi con Davide Toscano. Davide Toscano è un artista siciliano che realizza dei dipinti a contatto proprio con la natura, direi en plein air, ovvero si relaziona con il paesaggio. Scovando anche quello che è il significato di una luce, di un riflesso sull'acqua, per esempio, sugli alberi, sulla natura in generale. E questo lo fa attraverso anche un romanticismo e direi anche un approccio nostalgico al paesaggio. E devo dire, riesce con una delicatezza infinita e con una resa astratta assolutamente evidente. Concludiamo con Silvana Mascioli, l'ultima composizione sulla sinistra. Silvana Mascioli rappresenta in sintesi quelli che sono i simboli e anche i colori primari nel gioco di luci ed ombre. In questo caso ragiona molto sulle trasparenze, quindi quei cerchi realizzati che sono appunto simbolo, volendo citare Dante del Paradiso. E l'abbiamo voluti iscrivere in un quadrato immaginario, quindi anche il quadrato ha un valore simbolico perché nella letteratura dantesca rappresenta l'inferno e rappresenta una composizione in viaggio attraverso come dire, la valenza della trasparenza. Per Silvano Mascioli la trasparenza è quel raggiungimento dell'equilibrio che ognuno di noi può diciamo compiere per un'elevazione spirituale totale e totalizzante. Ecco, ho cercato di fare una panoramica molto rapida, naturalmente poi cercheremo in un dialogo aperto anche con gli artisti presenti di raccontare le opere, anche di raccontarci e spero appunto che possiate goderne appieno quadro per quadro, opera per opera. Grazie e concluderemo poi con Grazie. un Sì, con piccolo un piccolo brindisi. brindisi. Grazie.